e con una cultura molto ampia, non solo per quanto riguarda la nostra città, ma per quanto riguarda i problemi urbanistici italiani, europei e anche al di là dell'Atlantico, fosse molto opportuna. Lorenzo Bagnara è uno dei laureati in conservazione dei beni culturali, uscita dalla Facoltà di Lettere dell'Università di Genova, uscito già da qualche anno, che ha continuato a coltivare questa sua passione per la storia dell'arte come suo hobby personale e in questo senso anche come giovane collezionista, devo dire, di progetti architettonici, ha dimostrato un interesse molto vivo per questo particolare momento, cioè per l'architettura e l'urbanistica del Novecento. Quindi io ritengo che egli concluda nel migliore di modi questo ciclo e che persone come lui, che purtroppo oggi come oggi nel campo della storia dell'arte non hanno grandi spazi, vuoi perché non ci sono più concorsi, vuoi perché chi è arrivato a certi posti è molto geloso di conservarseli senza lanciare un aiuto ai più giovani. Per tutte queste ragioni, ecco, questa generazione dei trentenni, ecco, quasi quanti, insomma, tra i 30 e i 40 preparati dall'università, purtroppo hanno pochissime collocazioni nell'ambito dei beni culturali. Quindi mi pare che sia importante dare spazio anche a loro, perché il futuro è loro, non è nostro. Noi siamo ormai una generazione che si sta spegnendo per ovvie ragioni di età e quindi l'incoraggiamento dei giovani è quanto mai necessario. Quindi lo ascolteremo con grande interesse. Grazie Giovanna per questa bella presentazione e grazie a voi per la numerosa partecipazione, nonostante il tempo oggi non sia dei migliori. Iniziamo da dove ci siamo lasciati. Abbiamo parlato della grande espansione urbana che ha la città di Genova nella seconda metà dell'Ottocento, un processo di trasformazione reso possibile anche da una notevole accelerazione nelle tecniche costruttive. E partiamo con un'immagine molto significativa, secondo me, la copertina di un volume che viene pubblicato proprio a Genova nel 1902, il cui titolo, Genova Nuova, è proprio emblematico dello spirito di quell'epoca. Già dalla copertina, nella quale la figura tradizionale della Vergine è stata sostituita da quella allegorica di una donna che ricorda la regina Elena, sul cui sfondo vediamo... Comunque sul cui sfondo stavamo vedendo alcune di quelle che sono le grandi conquiste architettoniche e se vogliamo anche infrastrutturali di quegli anni. Il Ponte Monumentale, Castello Mackenzie e questo probabilmente una parte di Via 20 Settembre. Infatti dobbiamo ricordare... Dobbiamo ricordare come con l'annessione del 1874 ci si era spostati decisamente verso Levante, appunto i comuni di Staglieno, Marassi, San Fruttuoso e San Francesco d'Albaro, avevano spostato appunto gli assi di interesse della città e pertanto anche dal punto di vista delle comunicazioni erano necessari dei forti miglioramenti. La soluzione viene trovata nella creazione della via 20 Settembre, il nome appunto ricorda la breccia di Porta Pia del 1870, che prende il posto dell'antica via Giulia. Qui possiamo vedere il tracciato della via Giulia che partiva appunto da piazza San Domenico, che poi appunto sarebbe stata piazza dei Ferrari, e arrivava fino appunto alla zona di Brignole, con a metà la porta d'archi, che adesso vedremo,
sarà sostituita dal grandioso ponte monumentale. È un rettifilo di 792 metri, progettato dall'ingegnere Cesare Gamba. Il ponte monumentale prende il posto di questa, appunto, che vediamo, era la porta d'archi, che tra l'altro non venne distrutta, ma fu ricostruita. Oggi la ritroviamo infatti sotto l'ospedale Galliera. Fu sostituita da questa struttura che per l'epoca era davvero straordinaria, perché univa il carattere di infrastruttura con quella di straordinaria scenografia urbana. Ponte monumentale che aveva una struttura in mattoni, a ricordo un po' di quelli che sono stati i grandi ponti della ferrovia dei Giovi, costruita negli anni precedenti, e la cui decorazione, che qua vediamo appunto allo stato attuale, fu ultimata in verità solo nel 1945. E leggiamo appunto le parole dell'introduzione del libro: coloro che dopo qualche anno di assenza da Genova vi faranno ritorno dovranno penare non poco nel riconoscere quella parte della città che da Piazza dei Ferrari per via 20 settembre a Corso Buenos Aires si stende sotto le amene colline di Albaro. Invano cercherebbero essi le vecchie, strette, disformi, difficili stradicciuole che tagliavano a più riprese le antiche via Giulia e della Consolazione. L'opera, diciamo che rappresentò un punto di non ritorno per tutto il settore edilizio, cioè venne utilizzate per la prima volta tecniche nuove come quella del cemento armato. E la stessa costruzione della strada avviene in due fasi. Nella prima, che troviamo diciamo nella parte bassa, abbiamo ancora uno stile di eclettismo storicista, diciamo, dove vengono ripresi diverse tipologie di palazzi italiani. È la seconda parte però quella più interessante. Infatti, ecco qua, queste rappresentano le dimore che venivano richieste maggiormente dalla nuova borghesia, che appunto chiedeva una tipologia di abitazione più comoda, con i portici, con i bow window, queste strutture appunto aggettanti, e con i roof garden che vediamo qua sul tetto. E si trattava appunto di una nuova tipologia di edifici che facevano in gran parte uso del sistema di costruzioni in cemento armato brevettato da Enebic. In questa parte, tra l'altro, si demolì la chiesa di Nostra Signora del Rimedio, che fu subito ricostruita poi in piazza Alimonda. E la via si conclude appunto a De Ferrari con il grande Palazzo della Borsa, che ha diciamo preso il posto di questi edifici. Questo che vediamo sulla sinistra è l'angolo di Palazzo dell'Accademia e questa è la Cupola del Gesù. Palazzo della Borsa, che appunto è proprio la dimostrazione di come questa città non si riconosce più in quella storica, e il baricentro viene spostato dalla loggia di Piazza Banchi appunto a De Ferrari. Il Palazzo della Nuova Borsa venne progettato dall'architetto Carbone e fece un grande utilizzo di questo nuovo materiale, la pietra artificiale, che appunto come il cemento armato stava prendendo piede in quegli anni. La decorazione degli interni è affidata ad Adolfo Copedè, fratello di quel Gino Copedè che negli stessi anni sta costruendo nelle circonvallazioni, quindi nelle nuove parti della città, questi castelli in stile eclettico, neomedievale, per una parte ancora più alta, diciamo, di questo ceto borghese. Vediamo ad esempio qui, abbiamo visto Castello Mackenzie e qua vediamo Castello Bruzzo, tutte e due appunto nella circonvallazione a monte.
E lo stesso COPEDE però si rivolge anche all'industria. In questo caso vediamo le officine San Giorgio di Sesti Ponente, appunto, che furono una sua opera. Ricordiamoci che la parte a ponente della città era cresciuta enormemente in quegli anni. Pensate che a San Pier d'Arena nel 1854, negli stabilimenti Ansaldo, era stata costruita la prima locomotiva d'Italia, che si chiamava appunto San Pier d'Arena. La zona del porto, alla fine dell'Ottocento, riceveva il 90% del cotone grezzo importato in Italia, il 33% delle materie prime siderurgiche, il 35% del carbone e il 40% delle granaglie. Diciamo che alla vigilia della Grande Guerra il porto movimentava circa 7 milioni e mezzo di tonnellate di merci. E quindi cosa diventano necessari? Diventano necessari nuovi edifici, di cui la maggiore espressione appunto sono i silos e Nebic, terminati nel 1901. Oggi appunto chiamati Nebic, una volta erano semplicemente i silos granai, ma il nome Nebic prende subito piede perché era il più grande edificio al mondo costruito in cemento armato. Cioè noi nel 1901 avevamo qualcosa che non c'era da nessun'altra parte nel mondo. Il sistema aveva avuto una rapida diffusione proprio perché Nebic l'aveva saputo anche pubblicizzare molto bene, infatti lo vendeva in un certo senso come un sistema costruttivo a prova di fuoco. E appunto la ditta Porcheddu di Torino, che era diciamo la concessionaria di questo sistema in Italia, lavorò tanto nel silo Senebic quanto nella realizzazione di via 20 Settembre, dove non ho ricordato che però il mercato orientale appunto era stato costruito tutto in cemento armato. Diciamo che questo nuovo materiale è stato paragonato dai neopoleggi all'impatto, diciamo, che hanno avuto i maestri antelami sulla Genova alto medievale. Questo edificio oggi è purtroppo in stato di abbandono e rappresenta forse una delle maggiori problematicità all'interno della struttura portuale. Struttura portuale dove esisteva questa grande passeggiata sopraelevata. Vediamo che più o meno aveva il percorso dell'attuale sopraelevata, e erano le terrazze di marmo progettate da Ignazio Cardella, famoso, il nonno del famoso poi architetto Gardella del Novecento, e furono costruite nel 1835. Non ebbero una vita lunghissima, infatti nel 1883 fu necessaria la loro demolizione, proprio perché portavano via spazio ai traffici che si facevano sempre più intensi. Soprattutto dobbiamo pensare che il traffico verso la stazione Principe era aumentato notevolmente. La stazione era stata ultimata nel 1860 e nel 1872 era già stata collegata con Brignole per mezzo di un tunnel. E non possiamo non ricordare, quindi, in quest'epoca di grande fermento tecnologico, la grandiosa Expo che venne fatta nel 1914, l'equivalente di quello che oggi, nel 2015, viene fatta a Milano. Si era inaugurata appunto il 23 maggio del 14 ed è stato oggetto, spero l'abbiate vista, recentemente di una mostra proprio nel Palazzo della Borsa. Era un'Expo che aveva quattro differenti mostre: marina, igiene marinara, coloniale e italo-americana, e occupava la sede, diciamo, delle Expo genovesi, dove era stata già fatta quella del 1892, cioè questa grande piana che si trovava appunto alla fine di via 20 Settembre, in quell'area che veniva chiamata Piazza d'Armi o Piazza di Francia, e oggi appunto è Piazza della Vittoria. Questi che vediamo sono gli edifici terminali di via 20 Settembre.
In questa Expo, diciamo, si mostravano i grandi progressi tecnologici di quel momento. Questo era lo stadio che era stato costruito antistante la stazione Brignole. Progressi tecnologici come la funivia, che era stata realizzata appunto per collegare la zona dell'Expo con la zona delle mura delle Cappuccine, diciamo, dal Galliera. E soprattutto era stato costruito il Telfer. Il Telfer era la prima monorotaia mai realizzata in Italia. Genova 1914, la prima monorotaia in Italia. E serviva per collegare appunto questa zona con il padiglione a mare, diciamo, che si trovava dal Molo Giano. Cosa che sembra straordinaria anche per i suoi tempi di costruzione. Qui ne riusciamo a vedere il tracciato, che quindi correva tutto sotto il muraglione di Corso Aurelio Saffi, appunto per arrivare dove oggi ci sono le riparazioni navali. Fu costruito in 90 giorni, pensate. Erano 2,5 chilometri di ferrovia a sbalzo sul mare. Ma diciamo che Genova in quegli anni era davvero la città più tecnologica d'Italia. Avevamo infrastrutture che oggi usiamo e diamo per scontate che ci siano, come le funicolari. E dobbiamo pensare che Genova è sempre stata una grande sfida, sia per gli architetti appunto, che dovevano costruire in pendenza, sia appunto per poter collegare questi nuovi quartieri che venivano a nascere, come il quartiere di Castelletto, col centro. E quindi ecco, vediamo cose come la funicolare Sant'Anna. La funicolare del Righi, ad esempio, è stata aperta nel 1897 e non possiamo non ricordare anche le gallerie che collegavano appunto la zecca col portello e portello poi con Piazza Corvetto. Gallerie appunto inizialmente tranviarie che poi in epoca fascista vennero allargate appunto e preso la forma che vediamo oggi. Questa è, diciamo, la galleria che usciva sotto la Villetta di Negro e questa è Piazza Corvetto. E vediamo la situazione più o meno attuale. E l'ascensore di Castelletto, certamente, ecco, era forse il maggiore fiore all'occhiello di quell'epoca. Ascensore che, mi piace ricordare, venne inaugurato nel 1911 e che inizialmente era stato pensato come un sistema di sollevamento di un'intera carrozza tranviaria che, appunto, arrivata a Portello, doveva essere sollevata e avrebbe proseguito poi la sua corsa a Castelletto. Certo, sono i frutti del positivismo. C'era una grandiosa fiducia nel futuro e Genova era davvero la massima espressione di quello che era riuscito a fare tecnologicamente l'uomo in quegli anni. E non possiamo quindi non ricordare la figura di un ingegnere a me molto caro, che fu Renzo Picasso, un ingegnere che fece numerosi viaggi negli Stati Uniti a cavallo tra i due secoli e cercò di ispirare, di portare, diciamo, le sue esperienze di oltreoceano in città. Questo è un suo progetto del 1911 per una nuova viabilità di via 20 Settembre, in cui i tram passavano sotto le automobili, appunto, che erano a livello strada. E guardate anche l'intelligenza con cui aveva pensato, in fondo, che gli spettatori dei cinematografi e dei teatri che si erano installati, appunto, nei fondi di questi edifici, avrebbero potuto accedervi direttamente dal sistema, appunto, sotterraneo. Qua vediamo un confronto tra i mezzi pubblici americani e quelli italiani, soprattutto genovesi. E questa, diciamo, è la sua maggiore utopia, la Torre della Pace, una torre di 58 piani che lui aveva ideato alla fine di Via Corsica. Questo palazzo che vi sto segnando è quello con le cupole verdi che vediamo alla fine di Via Corsica. Questo rotondo, qua diciamo c'è la rotonda del Poggio della Giovine Italia. Un edificio davvero straordinario, coronato da una piccola statua della libertà proprio a
citarne chiaramente le influenze nordamericane, e che aveva addirittura una stazione marittima nella parte bassa. E questo appunto era possibile anche alla grande avanzamento dell'industria che c'era stato in quegli anni a Genova. Era possibile pensarle queste cose, ecco, perché a Genova in un certo senso c'erano i presupposti per questo. Vediamo ad esempio, queste erano le fonderie Ansaldo a Multedo appunto nel 1915. E questa crescente importanza del porto e una progressiva industrializzazione del ponente, diciamo, segneranno proprio lo sviluppo della città in quegli anni. Nel 1918, al termine della Grande Guerra, quasi la metà delle navi in arrivo in Italia passavano nel porto di Genova, e naturalmente c'erano degli enormi problemi legati all'insufficienza strutturale, e si creavano disagi e ritardi appunto con rincari nel traffico delle merci. E negli anni 20 lo Stato si impegna a mettere a disposizione ingenti somme per apportare queste indispensabili migliorie al sistema portuale. Pensate che tra il 23 e il 29 vengono investiti 274 milioni di lire, una cifra enorme per l'epoca, con cui si vanno a completare, diciamo, e si potenziare le strutture esistenti. Si crea il bacino della Lanterna, si costruisce un terzo bacino di carenaggio e si collega il tutto tramite alla ferrovia, tramite la galleria aperta nel Colle di San Benigno. Colle di San Benigno che vediamo qua, che rappresentava forse, diciamo, uno dei maggiori problemi per la crescita urbana. Con l'avvento del regime fascista nel 22, appunto Genova, primo porto italiano, era sicuramente una città giudicata troppo piccola in rapporto alla sua importanza. Era al vertice appunto del triangolo industriale con Milano e Torino, e quindi doveva assumere le dimensioni di una città imperiale. Questo appunto avviene nel 26 con l'annessione dei 19 comuni limitrofi e la creazione della Grande Genova, che quindi si espande da Voltri a Sant'Ilario e poi nell'interno, appunto, nelle vallate del Bisagno e del Polcevera. In quel momento la città passa da 335.000 a 580.000 abitanti. E pensate alla superficie, da 3.400 ettari a 23.500. Questa aggregazione, diciamo, fu estremamente funzionale all'allargamento e all'ammodernamento del porto, che infatti allora era ancora racchiuso nell'anfiteatro storico, dal Molo Giano alla Lanterna. E visto anche che gli imprenditori marittimi genovesi non avevano mai voluto spingersi al di là, perché avrebbero favorito la concorrenza di San Pier d'Arena, che fino all'epoca era ancora un comune a parte. E quindi ecco che con l'avvento della Grande Genova una delle prime opere è la sistemazione del promontorio di San Benigno, che comporterà lo spianamento del colle dove per anni si era ricavata la pietra di promontorio, appunto, che abbiamo sentito tanto nominata nelle conferenze precedenti, e cambierà completamente il volto della città, soprattutto poi con l'arrivo con la realizzazione della camionale. Una veduta storica del colle che ha proprio una cesura, e qua vediamo i confini della nuova Grande Genova, no? Vediamo appunto, questi erano i comuni annessi nel 1874 e qua appunto quelli del 26, e vediamo decisamente anche lo spostamento verso ponente. Appunto a San Benigno viene sbancato il colle, qua proprio siamo nel momento dell'apertura del varco, perché negli stessi anni, diciamo, era stata progettata una grandiosa opera, cioè la camionale, la nuova autostrada che avrebbe collegato appunto Serravalle e quindi poi la pianura padana con Genova. Un'infrastruttura straordinaria se si pensa anche ai tempi in cui venne realizzata, dal 32 al 35,
cioè in soli 3 anni, impiegando 27.000 operai. Dobbiamo considerare che in quegli anni c'era stata anche la crisi finanziaria del 29, quindi anche l'utilizzo di questa enorme manovalanza fu appunto una grande impresa, appunto per creare questa grandissima impresa. Qua vediamo l'elicoidale, questa rampa modernissima per l'epoca durante la sua costruzione, e qua appunto l'inizio della camionale dei Giovi. E questa è, diciamo, la successiva espansione del porto verso la zona di Ponente, quindi con la creazione di questi nuovi moli. Ma appunto è proprio nel porto dove abbiamo anche, in un certo senso, le prime sperimentazioni di un nuovo stile architettonico che poi la farà da padrona negli anni successivi. E uno stile che appunto era quello del razionalismo, che qua vediamo ad esempio nell'edificio di Ponte Parodi, un altro problema oggi che non ha ancora trovato una sua soluzione. E qua vediamo il silo Socchetti del 38, e in particolare mi piace ricordare questo edificio pressoché sconosciuto, che è la centrale elettrica progettata da Robaldo Morozzo della Rocca nel 34 a Calata Massaua, la cui forma, se guardiamo, ci ricorda tantissimo appunto quella del Gaslini, appunto di pochi anni dopo. E diciamo che in quegli anni abbiamo tutto un team di architetti che ruota poi intorno alla figura di Mario Braccialini, che era il direttore dell'ufficio tecnico comunale. Tra questi architetti, Giuseppe Crosa di Vergagni, che vediamo in questo edificio in via Corsica proprio in un momento di passaggio, perché siamo ancora con una facciata di stampo alessiano che si va però a coniugare con un razionalismo. E qua, ad esempio, vedete la creazione di un falso timpano. Ma vediamo cosa stava succedendo in Italia in quegli stessi anni. Nel 27, diciamo tra il 27 e il 29, era stato realizzato a Como quello che viene considerato appunto dalla critica il primo edificio moderno d'Italia. Un edificio residenziale appunto chiamato Novo Comum, e opera di Giuseppe Terragni, allora 23enne, un edificio straordinario se dobbiamo pensarlo appunto anche in relazione all'edificio anche che aveva accanto e di cui era il prosieguo. E Terragni si prese non pochi rischi, perché aveva presentato alla commissione edilizia comunale un progetto ben diverso da quello che poi attuò, e riuscì a tenere nascosto praticamente la facciata dell'edificio fino alla sua inaugurazione. E accese subito un dibattito, c'era chi diceva anche che bisognava demolirlo, ma fortunatamente la critica era volta subito a suo favore, e per la presenza appunto di questi volumi straordinari che si intersecavano, vedete l'angolo svuotato e la finestra a nastro, soluzioni che arrivano immediatamente a Genova. Parlavamo appunto intorno alla figura di Braccialini, ruotano alcuni architetti come Luigi Carlo Daneri, Eugenio Fuselli, Robaldo Morozzo della Rocca e Luigi Vietti, all'epoca tutti trentenni, e poi Mario Labò, che era di qualche anno più vecchio, ma diciamo era un forte sostenitore del dibattito appunto sulle riviste dell'epoca. Questa Villa Venturini del 31 si trovava in via Gorgona, oggi purtroppo non c'è più, e appunto testimonia come la lezione razionalista, moderna, è stata subito appresa a Genova. E la tecnologia appunto veniva mostrata senza timore. Vediamo qua il mercato del pesce, oggi non ci facciamo quasi più caso che esistano queste architetture, ma in verità erano davvero dei fiori all'occhiello appunto per l'architettura italiana dell'epoca. Questo con l'uso ad esempio del vetro cemento, un altro materiale nuovo che veniva mostrato appunto. E pensiamo che in questo momento abbiamo due stazioni marittime che vengono costruite a distanza di pochi anni, quella di Ponte dei Mille, opera di Ludovico Biondi, terminata nel 30,
che ancora risente dello stile che in fondo avevamo trovato in via 20 Settembre, no? Vediamo però che questo edificio, solo dopo due anni, viene affiancato dalla stazione marittima di Ponte Doria, di Vietti. Anche perché nel frattempo si erano fatti grossi progressi nella costruzione navale, i transatlantici. Pensate che il Rex, appunto varato a Genova nel 1932, è stato fino al 1991 la più grande nave mai costruita in Italia. Ecco. E questo era necessario appunto avere delle banchine più lunghe e dei fondali che permettessero un pescaggio più ampio. La stazione marittima di Ponte Doria è un'opera di Luigi Vietti, che allora era direttore alla sovrintendenza dei monumenti, che rivide il progetto originario in chiave razionalista, apportando delle modifiche che in parte possiamo vedere ancora oggi, in parte no, perché ad esempio questa scala elicoidale è andata distrutta durante la guerra, però dove vediamo l'utilizzo del vetrocemento, del metallo a vista e queste facciata liscia, senza decorazioni, un po' come avevamo visto negli edifici di Ponte Parodi, se ricordate. E sempre Vietti a creare questo trait d'union straordinario tra l'architettura, diciamo, locale, pensiamo alle case dei pescatori di Bocca d'Asse, unite all'architettura razionalista. Queste sono le case dei pescatori, appunto, che si trovano alla foce. E proprio nella zona della foce, oggi sono in parte, diciamo, mutilate dalla sopraelevata e le vediamo appunto qui, e nella zona della foce si fa una grande sperimentazione architettonica, anche perché il Bisagno tra il 28 e il 34 è stato oggetto appunto della copertura. E era stata progettata Piazza Rossetti, che era la terza delle piazze, appunto con Piazza della Vittoria e Piazza Dante, di cui vi parlerò tra poco. E sempre adiacente a queste case dei pescatori di Vietti c'era uno di quelli che all'epoca era uno degli edifici più famosi anche in termini proprio di stampa internazionale. C'è il ristorante San Pietro alla Foce, che oggi purtroppo versa in questo stato di condizione, e anche questa un'altra architettura, come tante altre che abbiamo visto, di cui non si sa esattamente la destinazione. La piazza Amare, poi piazza Rossetti, progettata da Daneri nel 1936, ma vedete, ultimata solo dopo la guerra nel 1958, e aveva applicato perfettamente, diciamo, la lezione di Le Corbusier, ma d'altra parte Daneri, diciamo, lo ritroveremo negli stessi anni a fare la casa del soldato di Stula, che vedremo tra poco. Ma parliamo della prima piazza che venne realizzata, cioè Piazza della Vittoria. Diciamo che in questa piazza, che più che una piazza era uno strumento di propaganda, era un luogo dove potevano avvenire le adunate oceaniche del regime, però una piazza nella quale vediamo unire, diciamo, i due aspetti del fascismo, perché se da una parte troviamo un classicismo accademico, e questo è il Palazzo Nafta realizzato da Fossati e Ginat nel 1934, il primo appunto realizzato nella piazza, che se ci pensate altro non è che una villa alessiana ingigantita. Guardate ad esempio come in fondo con queste logge angolari ricorda il Paradiso di Albaro. E di fronte abbiamo invece l'edificio di Piacentini, il Palazzo IMPS, che appunto invece incarna quei valori di futuro che, diciamo, nell'ambito del fascismo, a differenza del nazismo, erano ben accettati e appunto avevano inglobato le avanguardie artistiche dei futuristi. E se ci pensiamo, queste arcate di Piazza della Vittoria non sono molto dissimili da quelle che vediamo nei quadri di De Chirico.
E parlavamo di Daneri prima e di come la lezione di Le Corbusier sia arrivata subito a Genova. La Villa Savoie del 1928-31, forse una delle più celebri architetture del maestro francese, viene subito rimpresa da Daneri con la casa Littoria Nicola Buonservizi di Sturla, che oggi appunto anch'esso un altro edificio purtroppo in uno stato di abbandono, dove appunto si ispira alla Villa Savoie per la parte alta. E poi dobbiamo ricordare che questo edificio ha tutta una parte sotto il livello della strada che Daneri riprese da un altro edificio di Le Corbusier, cioè la Maison Locative ad Algeri. Genova aveva ancora una volta rappresentato una straordinaria palestra per gli architetti proprio per la sua conformazione. Il costruire, il moderno che viene costruito a Genova appunto, è qualcosa di straordinario che deve sempre combattere con un suolo impervio. E veniamo invece alla piazza Dante, che fu un'altra grandiosa conquista della città di quegli anni. Una piazza che appunto era messa in collegamento, è messa in collegamento con Piazza della Vittoria grazie all'apertura nel 1930 della Galleria Cristoforo Colombo, e si costituisce questo nuovo asse viario tra Piazza dei Ferrari, Piazza Dante e Piazza della Vittoria. Diciamo che adesso, la vediamo qua in primo piano, è anche la macchina a plasmare la città. E forse non tutti sanno che ad esempio la forma stessa di Palazzo Gaslini, così appunto curva, serviva ad accompagnare una strada che poi sarebbe entrata in galleria sotto il colle e sarebbe poi sbucata nell'attuale corso Aurelio Saffi. E questa piazza venne ottenuta distruggendo, diciamo, parte di quello che era il borgo dei Lanaiuoli e spianando il colle di Morcento. E nel progetto originale di Robaldo Morozzo della Rocca erano previsti ben 4 grattacieli, in verità ne vennero realizzati solamente 2. Vediamo appunto la Torre Nord di rosso e invece il grande grattacielo appunto di Piacentini e Invernizzi, che sembrava finalmente, diciamo, rispondere un po' a quelle che erano state le idee di Picasso di circa 20 anni prima. Grattacielo dove ancora una volta Genova rappresenta un'eccellenza sul suolo italiano. Pensate che con i suoi 120 metri, 28 piani fuori terra e 31 in totale, fu l'edificio più alto d'Italia fino all'inaugurazione del Pirellone di Gio Ponti nel 1960. E gli ascensori, ad esempio, del palazzo venivano direttamente dagli Stati Uniti ed erano i primi ascensori, diciamo, con questi sistemi, diciamo, a grande velocità. E questo, il Palazzo Terzano, rivediamo un architetto, Crosa di Vergagni, che avevamo incontrato prima nel Palazzo Ilva, e qua vediamo appunto come abbia preso questa lezione, diciamo, americana. E una cosa che oggi di nuovo non si nota, ma era una innovazione dell'epoca, era questa pensilina, che era dotata di luce e che quindi era un modo appunto per illuminare questo punto della piazza e al tempo stesso le vetrine dei negozi che vi erano nella parte sottostante. Ma cosa succede appunto con l'entrata in guerra dell'Italia del 1940? Diciamo che tutto cambia. Infatti Genova dal giorno successivo è un obiettivo sensibile sia per la presenza del porto e soprattutto anche dell'industria pesante. E quindi venne colpita e massacrata da bombardamenti sia di terra e sia dal mare che aerei. Pensate che nell'arco di 5 anni di guerra sono ben 86 le incursioni sulla città, di cui 51 solo nel 1944.
gravissimi danni in termini di perdite di vite umane, ma anche di devastazione del tessuto urbano. C'era anche un problema: Genova era arrivata ad avere 600.000 abitanti, i rifugi a disposizione ne potevano accogliere al massimo 150.000. La sola notte del 22 ottobre del 42 furono rasi al suolo più di 30 ettari di superficie edificata. La città esce devastata da questo secondo conflitto, con un porto in ginocchio, e appunto circa un terzo della città è distrutta, sono più di 11.000 edifici. E appunto implicherà questo uno sforzo enorme nella ricostruzione, che prenderà via appunto con i piani del 1950. Ma come è stato detto all'inizio, non affronteremo qui il problema della ricostruzione e della speculazione edilizia, che purtroppo sarà interpretato anche dagli architetti già incontrati nel discorso appena fatto, con esiti molto diversi. È un dibattito molto lungo, è ancora vivo e meriterebbe una lezione a parte. Ci limitiamo a questa, nell'immagine è una veduta di via Garibaldi, ci limitiamo a segnalare quello che forse rappresenta uno dei migliori esempi in quel panorama appunto architettonico post-bellico, che è l'edificio che Robaldo Morozzo della Rocca va a creare. Via San Vito II è la fine di Via Trento, un edificio appunto ricavato in seguito alla distruzione durante il bombardamento aereo di questa villa neogotica, e nella cui ricostruzione Morozzo lasciò ben evidente il segno della guerra, quasi come un memento, però anche come un simbolo quasi di come a Genova abbiamo sempre saputo fare di necessità virtù. Diciamo che il segno lasciato della guerra è forse la parte più interessante dell'edificio, che oggi possiamo vedere quando siamo alla foce, guardando verso la collina, diciamo, di Albaro, nella zona sopra la chiesa di San Pietro. E ci limitiamo, diciamo, però a vedere la risposta culturale che dà la città in quegli anni al profondo dramma della guerra. Risposta che viene soprattutto dalla lungimiranza di Caterina Marcenaro e di tutto una serie di persone che in quegli anni appunto avevano ruoli chiave anche nella politica a Genova, come i sindaci Adamoli e Pertusio, e di personaggi come Pasquale Rotondi per quanto riguarda la sovrintendenza, Giusta Nico Fasola per l'università e Carla Mazzarello, che all'epoca era l'assessore ai beni culturali. Ma appunto la volontà di chiamare questo architetto milanese a progettare per Genova ben 4 musei: Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, il Museo del Tesoro di San Lorenzo e il Museo di Sant'Agostino, che verrà ultimato solo dopo la morte di Albini, però rappresentano una grandissima novità per l'epoca. Questo appunto ci fa vedere lo stato di Palazzo Bianco, completamente sventrato, nel quale Albini va a creare un esempio della nuova museologia, ma a livello mondiale. Siamo nel 1949. E leggiamo le parole di Caterina Marcenaro a proposito. Nel restauro di Palazzo Bianco si abbandonò il concetto monumentale di palazzo per attenersi al criterio di museo. Le opere d'arte non dovevano essere considerate come elementi decorativi di un determinato ambiente, ma come un mondo a sé, sufficiente a provocare il dialogo con il visitatore. E per non turbare tale dialogo, si era rigorosamente evitato ogni abbellimento decorativo e si sono scelti materiali, forme e colori il più possibile discreti. Si è così voluto creare quell'ambiente visivamente pacato che sembra propizio, per non dire indispensabile, alla contemplazione di un'opera d'arte. Per non turbare il dialogo, vediamo appunto come erano state tolte anche le cornici, se non originali,
con un concetto di sede espositiva moderna che vediamo oggi più o meno in tutti i musei del mondo e pensate in tutte le gallerie d'arte. Questo cubo bianco che permette appunto un dialogo dello spettatore con l'opera. Palazzo Rosso, questo invece è il tesoro di San Lorenzo e vi faccio vedere come a distanza di pochi anni questo museo, che il museo è un'opera d'arte stessa, un po' come il Guggenheim di Frank Lloyd Wright in un certo senso, perché una struttura sotterranea che presenta le opere appunto sotto questo soffitto in cemento armato, ma in un modo straordinario e nuovo. Tant'è vero che l'architetto Philip Johnson, 15 anni più tardi, ne riprese la forma per la creazione di una sua galleria di pittura sotterranea a New Canaan. E qua mi piace mostrarvi questa immagine di Palazzo Rosso, che rispetto a Palazzo Bianco diciamo aveva avuto meno danni e quindi dove Albini si era confrontato comunque con un edificio storico in cui erano presenti ancora molti segni, molti affreschi, e dove va a creare ad esempio questi supporti mobili per poter apprezzare diciamo le opere. Il visitatore poteva muovere direttamente queste opere per vedere il quadro sotto diversa luce, con la luce più propizia. E queste vetrine per la collezione di ceramiche che permettevano di apprezzare l'opera a 360 gradi. E tanto per farvi capire quanto queste cose sono state fondamentali e ancora oggi diciamo hanno ispirato grandi architetti. Questo è Jean Nouvel nel negozio Excelsior di Milano, realizzato nel 2011, dove vediamo una tipologia di vetrina che è ancora quella di Palazzo Rosso di Albini. Palazzo Rosso nel quale Caterina Marcenaro viveva, ecco, e se non l'avete mai fatto andate a visitare lo splendido appartamento nel sottotetto di Palazzo Rosso che Caterina Marcenaro appunto fa disegnare da Albini nel 55 e che venne definito da Gio Ponti la casa perfetta. Pensate, a Genova nel 1955 c'era, secondo Gio Ponti, la casa perfetta ed era proprio questa casa che coniugava l'antico e il moderno in maniera straordinaria, una cosa che oggi ci pare abbastanza scontata, ma che per l'epoca non lo era affatto. Albini, che solo dopo pochi anni fece questi nuovi edifici comunali dietro Palazzo Tursi, che da Castelletto possiamo ancora leggere come dei giardini terrazzati più che degli uffici. E pensando quindi a una grandissima integrazione nel paesaggio e anche una grande qualità di vita per le persone appunto che ci lavoravano e che ci lavorano ancora dentro. E andiamo a concludere con questa immagine della città che è stata scattata dalla Torre Carige. È emblematica proprio della natura stratificata della città, che è stata il titolo di questo ciclo di lezioni. Una struttura stratificata dove in una rapida successione è possibile passare dalla fase medievale, appunto con la Maddalena, a quella cinquecentesca dei palazzi di Strada Nuova, per poi proseguire con quella ottocentesca delle circonvallazioni, se vogliamo quella tecnologica dell'ascensore di Castelletto, e appunto quella ultima di Franco Albini. E voglio solo ricordare un episodio. Quando alcuni anni fa accompagnai un giornalista inglese che stava realizzando una guida di Genova, dopo aver appena ultimato quella di Venezia, mi disse che rispetto alla città lagunare trovava straordinaria questa pluralità di stili e di storie che a Genova si possono abbracciare in un solo sguardo. Grazie. Thank you.
conclusione di questo corso, di questo nostro corso che ha avuto una presenza, una partecipazione, un interesse mi pare davvero eccezionale, sicuramente al di sopra delle nostre aspettative, io desidero con tutto il cuore, come responsabile dell'Università Popolare Unihauser che ha organizzato questo corso, appunto, ringraziare in primis Giovanna Rotondi Terminiello, che è stata non solo la coordinatrice di questo corso, ma direi l'anima, insomma, l'anima, l'ispiratrice di tutto il percorso. E con lei ci tengo particolarmente a ringraziare tutti i docenti che si sono susseguiti, dal professor Bruno Gabrielli, Isabella Croce, Pieramelli, Gianni Bozzo, Rinaldo Lucardini, per concludere con Lorenzo Bagnara, non solo per la competenza con cui hanno esposto, diciamo, il tema a loro affidato, ma per, posso dire, per la passione e l'amore per la nostra città che sono riusciti tutti a trasmetterci. Questa sera ne abbiamo avuto una prova proprio fortissima. E quindi un grazie veramente di cuore a tutti voi, perché se questo corso è stato così apprezzato, ha dato questo ottimo risultato, si deve unicamente a voi. Abbiamo cercato, con il supporto di Coop Liguria e di Vidigraf, di una società apposita, appunto, di registrare e di memorizzare tutti i contributi che ci sono stati. Questo con l'intento di restituirli a tutti coloro che ne fossero interessati nelle forme e nelle modalità più efficaci che adesso stiamo un pochettino valutando. Ringraziandovi ancora e concludendo, vorrei solo dirvi che questo corso a cui abbiamo partecipato è sicuramente l'eccellenza del nostro programma di corsi di questo anno accademico che si sta concludendo come Università Popolare. Però non è il solo corso, abbiamo realizzato circa 70 corsi in questo anno accademico in moltissimi campi, dall'arte alla letteratura, all'economia, alla società, alla medicina, all'informatica, quindi in tantissimi campi, e credo che siano stati tutti corsi di grande qualità e di grande interesse. Proprio in questi giorni stiamo programmando il nuovo anno accademico, per chi fosse interessato potete sicuramente trovarci in via Balbi 25.1 oppure seguirci sul sito Hauser Unihauser, per avere tutte le informazioni rispetto appunto alla preparazione e all'organizzazione del prossimo anno accademico, le cui iscrizioni partiranno a partire dal mese di luglio, ovviamente il prossimo luglio. Quindi grazie a tutti voi per averci seguito e speriamo di rivederci anche il prossimo anno. Grazie. Grazie.